Benvenuti al Teatro Machiavelli di Catania, il teatro fondato da Angelo Grasso, il padre di Giovanni Grasso, di cui vi parleremo. Nel tenero e nel fragile mondo di noi umani, il talento è qualcosa che mette ansia, che mette paura, perché travolge tutti gli schemi. Noi umani che abbiamo paura del mondo indefinito, indeterminato, tendiamo a mettere regole, a mettere schemi, proprio per darci sicurezza. Quindi quando arriva un talento come Giovanni Grasso, fa paura ed è scomodo. Allora se ha bisogno di un po' allontanarlo, di metterlo da parte, bisogna che ci sia tempo perché si possa affermare, questa genialità. Nietzsche, in una sua bellissima poesia, parla della solitudine del genio. Il genio è molto avanti. Allora, forse è arrivato il momento di comprendere oggi, nel 2017, il talento di Giovanni Grasso. È stato definito il più grande attore del mondo. È stato definito il più grande attore del mondo dai più grandi artisti di quell'epoca, della sua epoca. Stanislavski lo adorò, lo invitò a recitare, a insegnare ai suoi allievi. Meyerhold, i padri fondatori del teatro lo consideravano un genio assoluto. Lee Strasberg, che ha fondato l'Actor Studios, dice che lo ha fondato dopo aver conosciuto Giovanni Grasso, dopo averlo visto recitare. Grasso è stato in tutto il mondo, nell'Ottocento ha girato tutto il mondo, è andato in Sud America, è andato nell'America, negli Stati Uniti, è stato in tutta Europa, non c'è posto dove non c'è teatro dove non sia stato lui. E Giovanni adesso deve avere il suo riconoscimento grande qui a Catania. Bisogna che noi tutti quanti lo conosciamo, ora che possiamo contenerlo, ora che possiamo, che non abbiamo più paura della genialità, ora è arrivato il momento che lui arrivi qui a Catania, riconosciuto da tutti. Art to be Actor, cioè un progetto dedicato interamente a Giovanni Grasso, alla sua storia, alla sua disciplina teatrale, a tutto quello che ha significato per il teatro del Novecento. È stato come una bomba che è esplosa e che ha risuonato e poi come ha risuonato si è spenta. Cioè, tutto un tratto, dopo la sua morte, piano piano la figura di Giovanni Grasso è andata scomparendo. Ecco, noi con questo progetto cerchiamo di ridare ridare vita a questo personaggio, non solo da un punto di vista spettacolare, ma anche da un punto di vista pedagogico e in qualche modo di rimetterne nel posto della storia del teatro. Perché abbiamo diversi momenti in questo progetto. Una è una parte convegnistica che prevede una presentazione del progetto con la formazione di un comitato artistico, scientifico, che delinea tutte le linee del progetto, soprattutto per quanto riguarda poi il grande convegno finale, in cui sono previste presenze un po' da tutto il mondo, tutto questo mondo che Giovanni Grasso ha attraversato nella sua carriera. Collaterale a questo c'è una parte formativa in cui saranno selezionati una ventina di attori che parteciperanno a 5 mesi di corso e produzione di spettacolo. Cioè tutto finirà con la messa in scena di uno spettacolo sulla vita artistica di Giovanni Grasso, i suoi viaggi. Quello che ci ha impressionato di Giovanni Grasso è la sua audacia. Voi pensate, nei primi del Novecento, un artista che parte da Catania, non lui solo, ma con 50-60 persone, fra tecnici e attori, e arriva a San Pietroburgo, a Mosca. Cioè, che cosa significava in quell'epoca passare tutta quanta l'Europa? Ha debuttato nelle maggiori capitali del mondo, è stato più volte a New York, ha lavorato con testi di D'Annunzio, Pirandello, con i maggiori scrittori del teatro, avendo anche scontri, perché lui era
un personaggio scomodo, una bestia da palcoscenico. Quindi prendeva il testo e lo stravolgeva secondo il suo modo, secondo la sua tecnica. Questa tecnica che ha colpito Stanislavski, che l'ha invitato a lavorare con i suoi attori, Greig, che su lui ha scritto il saggio sull'attore marionetta, Meyercord, che l'ha definito il più grande attore drammatico del mondo e che mette in pratica, senza conoscere tutti i principi della biomeccanica teatrale. Coupeau, Antoine, è stato a Londra, Parigi, New York, e Madrid, e dove arrivava metteva in scena in perfetto dialetto siciliano le sue opere. E in più prendeva un testo di un attore locale, locale per modo di dire, in Inghilterra è stato Shakespeare, e lo ridiceva nel palcoscenico, preparandolo così in quei 20 giorni che stava lì, e avendo un'audacia, pensate che fece un Otello nel teatro di Shakespeare ridotto a 25 minuti e completamente seduto, avendo un successo strabiliante. Dove arrivava c'era una risonanza del suo nome incredibile, arrivava che richiamava popolo, rimanevano tutti esterefatti da questa arte. Ecco, noi cerchiamo di riprendere in qualche modo questo percorso, presentando in questo laboratorio anche un contatto con altre discipline, le discipline che in qualche modo hanno contaminato Giovanni Grasso a sua insaputa. Quindi avremo un attore russo che verrà a illustrare i principi della biomeccanica, un ricercatore di commedia dell'arte per la creazione del personaggio e un contatto anche con dei pupari catanesi, perché è da lì che Giovanni Grasso parte, dalla recitazione del popolo siciliano. E si concluderà con uno spettacolo che speriamo che possa girare in tutto il mondo per riportare al suo posto, al posto che gli è dovuto, questo grande artista.